Biasca, ore 18, mancano ancora 4 ore al concerto quando si aprono i cancelli e inizia la corsa. Ragazzine ma non solo, qualcuna arrivata pure da oltre Gottardo. Questo è il fenomeno Mutà, la band italiana del momento che a ogni concerto registra sold out. Tutto esaurito anche ieri sera nella piazza di Biasca, nella serata di beneficenza organizzata dall'associazione Spartito che questa sera replica l'evento con la notte dei tributi. Forse siete fan dei Mutà? Sì. Siete qui per? Il concerto dei Mutà. Per vederli almeno una volta. Da Zurigo per i Mutà? Sì, da Zurigo, esatto. Quindi non piace solo alle ragazzine, insomma. No, non piace. Non piace solo alle ragazzine, anche alle più... Poco più grandi, poco. Lei è qua stasera per? Per mia moglie. Per sua moglie che è qua per? I Mutà. Ma cosa c'hanno di speciale questi Mutà? Non so, forse le canzoni romantiche che fanno. Queste, non so. Comunque. Fanno sognare? Un pochettino anche. Mi piace Mutà, sì. I testi sono belli. Cioè, tua madre è là comunque. Ah. Ciao mamma, mi stanno intervistando! I testi sono belli. Le melodie sono belle, loro sono Volete bravi. Un pezzo? Perché non dobbiamo allora, venire. Azzurro come te, come il cielo è. Serata che ha visto sul palco anche Paolo Meneguzzi e la band locarnese dei Sim Plus sarà dedicata alla prossima puntata di Rocking TV.